Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia in tenuta ginnica perché sono uscito per fare sport alla Fantozzi. Comunque alle 16.30 di oggi Boccia, che è il ministro per i rapporti con le regioni, dice le ordinanze devono essere coerenti con il decreto ministeriale o ci sarà una diffida. Quindi il ministro Boccia dice è molto importante dare un segnale di unità. Se non siamo uniti, noi non possiamo chiederlo ai cittadini. Ci vogliono unità, serietà e responsabilità. Lo ha detto il ministro degli affari regionali Francesco Boccia in videoconferenza con i presidenti delle regioni. Secondo quanto si apprende, dice, propongo un metodo, ordinanze regionali coerenti con il decreto legge fatto dalla Presidenza del Consiglio. Se ci sono ordinanze non coerenti, invio una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle solo in caso di allentamento delle misure, afferma. Se non avviene, sono costretto a ricorrere all'impugnativa al TAR o alla consulta di Stato. Quindi questo è l'ultimo atto dello scontro tra regioni e governo. In questo momento il governo dice comando io, sempre e comunque. Se vuoi fare una modifica, deve essere una modifica che stringe. In questo caso, nel senso, noi chiudiamo 50, se tu vuoi chiudere 60 lo puoi fare, ma se vuoi chiudere 40 e aprire più di noi non lo puoi fare, in quel caso verrà fatta e verrà impugnata il tuo decreto regionale. Intanto Azzolina dice che per la maturità 60 crediti, 40 dalle prove orali, quindi l'esame rappresenta la conclusione di un percorso, da questo i crediti prima della malattia erano 40, poi c'erano gli altri 60 legati alle singole prove. Ora voglio che venga valorizzato il percorso di studi, quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all'impegno degli studenti. Poi ci sarà la possibilità di far sì che l'esame orale partirà da un argomento concordato con i professori, che non sarà una tesina, ma un argomento da cui partiranno le scelte con i loro professori. Lo ha detto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina a scuola.net. Intanto Gualtieri dice che dal 2021 a regime IVA su mascherine a 5%. Intanto la notizia è che alcune catene di supermercati hanno ritirato dalla vendita le mascherine in quanto il prezzo è troppo basso, troppo basso. Quindi per sostenere, dice Gualtieri, le spese dei cittadini e delle imprese per l'acquisto di presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale, esenteremo integralmente dall'IVA le cessioni di questi beni per tutto il 2020 e a regime dal 1 gennaio 2021 ridurremo l'aliquota IVA al 5%. Lo annuncia il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in aula alla Camera su DEF e scostamento, precisando l'intervento sull'IVA sulle mascherine in arrivo con il prossimo decreto legge anti-malattia. Intanto Irene Pivetti si autosospende da presidente di Assofer. In merito alle notizie apparse in questi giorni sulle vicende relative alle mascherine che vedono coinvolta la presidente di Assofer, Irene Pivetti si informa che la stessa in data 25 aprile ha chiesto l'autosospensione delle sue funzioni associative. Come da statuto è stato quindi convocato per i prossimi giorni il consiglio direttivo per decidere in merito e organizzare, se del caso, la sua supplenza. Lo rende noto Assofer in un comunicato. Intanto si apprende che in Parlamento 7 leghisti sono in quarantena. Quindi positivo asintomatico il deputato Binelli, scatta l'isolamento forzato per i colleghi della Lega. Le preoccupazioni bipartisan in aula scatteranno nuove misure di sicurezza. Quindi in Parlamento scatta una nuova quarantena contro il contagio. Il deputato del Carroccio Diego Binelli è risultato positivo, senza però presentare sintomi. Così dagli uffici di Montecitorio, in base all'agenzia del parlamentare, è scattata una dettagliata ricostruzione delle persone con cui Binelli
era stato in contatto. Si tratta di 7 deputati, tutti della Lega, che dovranno rimanere isolati fino al prossimo 4 maggio. L'ultima seduta alla quale aveva partecipato il deputato risultato positivo asintomatico risale infatti al 21 di aprile e non quella del 24 aprile, quando Montecitorio era diventato superaffollato, facendo saltare le misure di sicurezza, frutto di un gentleman agreement tra i partiti su un numero di presenze e distanziamento in aula. Dopo questo caso di assembramento erano scoppiate forte polemiche. Il contagio Binelli è il settimo caso a Montecitorio dallo scoppio della malattia. Nella lista dei parlamentari già colpiti figuravano già i casi di Cirielli, Ascani, Lotti, Pedrazzini, Sileri e Gribaudo, tutti successivamente poi guariti. Dal collegio dei Questori della Camera fanno sapere che tutti e 7 i deputati hanno accettato di buon grado l'obbligo di quarantena e che stanno seguendo tutti i lavori parlamentari in videoconferenza. Ci sono migliaia di medici, infermieri, forze dell'ordine e tanti altri lavoratori in prima linea, nonostante la malattia, racconta l'onorevole Rebecca Frassini, uno dei 7 in isolamento. E quindi a maggior ragione è nostro dovere essere in Parlamento rispettando le misure di sicurezza sanitarie. Ma la nuova positiva, specie dopo il caso dell'assembramento durante l'infuocata seduta sul MES del 24 aprile, ha alimentato le preoccupazioni degli oltre 60 deputati di entrambi gli schieramenti, che hanno sottoscritto una lettera inviata al Presidente della Camera, Roberto Fico, per caldeggiare l'applicazione di norme più stringenti per garantire una maggiore sicurezza. E a partire dalla seduta del 30, aprile, così come già successo al Senato, dove i rischi sono più forti per l'età media più alta, i deputati saranno distribuiti anche sulle tribune solitamente destinate al pubblico. Da queste nuove postazioni, dopo aver ricevuto una brochure con tutte le istruzioni del caso, potranno votare con un tablet in modo da avere un più ampio distanziamento. Dobbiamo garantire la sicurezza anche laddove, come purtroppo è già successo, venga a mancare la collaborazione di alcuni colleghi, commenta Francesco Duva, uno dei 3 questori alla Camera. È per questo che occorre intervenire al più presto con misure sanzionatorie per chi non rispetta le regole poste a tutela del funzionamento dell'istituzione parlamentare e del libero esercizio del mandato rappresentativo che deve poter essere svolto nella massima sicurezza possibile, oltre che a salvaguardia dei lavoratori. Come vi dicevo prima, arriva una comunicazione dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il comunicato è questo: questa malattia è un mostro che non sappiamo che cosa porterà. Quindi, se lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un mostro. È abbastanza preoccupante. Dicono anche non se ne andrà. Solo lo possiamo combattere con i modelli matematici, cioè sapere dove aumenta, dove diminuisce, la curva sale, la curva scende, ma armi attualmente per fermare questa malattia di origine ancora sconosciuta. A momenti alterni, gli esperti escludono che sia un'arma batteriologica. Poi arrivano i servizi segreti che dicono: secondo noi è uscita dal laboratorio lì. Poi viene la smentita di nuovo: no, non ci sono prove. Poi di nuovo: probabilmente è uscita dal laboratorio. A questo punto non sappiamo se siamo di fronte a una malattia, come già preannunciato negli anni precedenti arriverà qualcosa del genere, anche perché il pianeta è sovraffollato, oppure realmente è un'arma biologica sfuggita da qualche laboratorio militare. E in quanto arma biologica, capite che se fosse così, è stata studiata per arrecare e creata per arrecare più danno possibile, danni irreparabili. Quindi non so, io personalmente, che non sono un complottista, no? Non sono un complottista, abbastanza razionale, realmente comincio a dubitare di non sapere a che cosa stiamo assistendo, a che cosa abbiamo di fronte.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.